partita avevi detto che non sarebbe stata una partita come le altre, quella con Padova, e così è stato fino alla fine. Sì, per me dal punto di vista personale sì, nel senso che ho già una squadra, insomma, l'attuale squadra di mia appartenenza del cartellino, dove ho giocato 5 anni, quindi per la prima volta mi ritrovavo l'avversario, devo confessare che all'inizio della partita un po' di emozione c'era. Poi la partita si è un po' messa sui binari non molto giusti per, dopo alla fine del terzo set, dove avevamo un vantaggio consistente, l'abbiamo bruciato tutto in 3 minuti, quello dal punto di vista psicologico si è fatto un po' sentire. Però poi dopo siamo stati bravi al tie break, quindi quando si vince bisogna sempre essere contenti. Si poteva fare meglio, però per noi il percorso è lungo, quindi una vittoria, se non sbaglio la terza di fila, quindi non era mai successo, quindi va bene così. Questa partita ha dimostrato, se vogliamo, le due facce di una medaglia che è la pallavolo, vale a dire quel terzo set nel quale con due muri Padova sembrava poter portare la partita dalla sua, e quel finale che ti ha visto protagonista nel tie break che ha esaltato questo palazzetto. Sì, la pallavolo è strana, nel senso, essendo uno sport di azioni, di situazioni, magari basta una fiammata di uno o dell'altro nei momenti decisivi e cambia l'inerzia di un'intera partita. Così come è stato nel terzo set, dove eravamo in vantaggio molto grande, l'abbiamo perso, poi dopo nel tie break sul finale siamo stati bravi a concretizzare, insomma. Credo che alla fine, per quello che si è visto in campo oggi, il tie break ci può stare, nel senso, secondo me potevamo anche fare 3 punti, però non eravamo nella nostra giornata più brillante, soprattutto in attacco, secondo me, quindi ci può stare un tie break. Credo che da parte tua, così come abbiamo visto anche già prima, due parole su questo straordinario pubblico di venerdì sera con diretta su Rai Sport, che ha veramente fatto tanto tanto per sostenere. Beh, credo che da un pubblico così, insomma, come dici tu, venerdì sera ci sia parecchio da imparare, magari per altre piazze dove sono meno seguite la pallavolo. Per noi giocare in una bombonera così è eccezionale, perché il calore veramente fa la differenza. Sarebbe bello fosse pieno così tutte le partite, perché insomma le squadre avversarie devono venire qua e trovare veramente l'inferno. Quindi veramente grazie al pubblico, perché ci ha dato una grossa mano. Parola d'ordine ora è Coppa Italia, visto che l'ultima è andata. Parola d'ordine ora è andare a fare più punti possibile a Ravenna, che è la nostra prossima partita. Dopodiché guarderemo la classifica, che sì, adesso in questo momento ci è favorevole, però siamo tutti lì attaccati, quindi noi l'obiettivo è vincere, insomma fare dei punti a Ravenna, quanti più possibili. Dopo, se c'è anche la Coppa Italia, perfetto.